Salve a tutti, io sono Stix. Io sono Narp. E insieme siamo quei gran pezzi di tubo. Finalmente, direi, abbiamo aspettato anche troppo per fare questo gioco. Sì, in effetti. E non so se è un bene o un male aver aspettato, dato probabilmente i cagoni che ci farà prendere, però noi comunque cercheremo di contenerci il più possibile. Stiamo parlando di The Forest. Ok. Ed è un survival horror. Certo. In cui noi faremo bellamente strage di cannibali. O probabilmente viceversa, loro faranno strage di noi. Secondo me può essere molto più probabile. Il nostro obiettivo è appunto sopravvivere, non c'è nient'altro da fare. Quindi direi di iniziare subito e vedere fino a che punto riusciremo a sopravvivere. Senza ulteriori indugi, cominciamo al video. Incredibili emozioni. Però sto loading. Allora, un aereo con il televisore dove non si vede niente. Oh mio Dio! Ma è saltato dal nulla! Sono spaventato tantissimo. È inquietante questo bambino! Quanto dai. Sembra finto! Mamma mia! Qua fuori? Direi che stiamo leggermente precipitando. Poi c'è grigio. Sì, direi che è un problema questo. Notare che nell'aereo ci siamo solo noi, Sì, infatti. Volo privato. Oddio. Ok. Benissimo. No, il bambino! Vedi di rialzare. Il bambino! Io ho paura di qualcosa dietro, non del bambino. Ma è morto! Ma tira su sta testa! Cristo! Bello, però. Ma compriti un po'. Beh. Svergognato. Non si vede la riga almeno. Ok, qualcuno c'ha. Questo simpatico uomo ci ha rubato il bambino. Ok. Io direi di cominciare a raccattare robe. Sì, robe. Allora, questo, ok, con la E, via. Questo non so cosa sia, prendiamolo. Vabbè, io ho preso tutto, e vado in giro con questo contapassi. Oh, ma fai prendere. Oh, bella questa ascia. Direi prima di tutto mi togli sto contapassi perché mi sta snervando. Grazie. Sì, era noioso. Allora, raccogliamo il tutto. Beh, ma non tutto. No, prendi tutto, servirà sempre tutto. Anche cioè, mia, facciamo un video dove raccogliamo tutto. Pietre. Solo pietre. Un bastone. Wow, qua siamo già attrezzati. Un'altra pietra. Ok, pietre ne abbiamo abbastanza. Sì. Bastoni no. Bastoni ne serviranno. Mai sempre. Abbastanza di bastoni. valigia, guarda, valigia. Ok. Sì, ho ucciso un animale! Strage di valigie. Proviamo a romperla. Sì, è aperta. Sì. Non so cosa ho trovato. Non chiedere. Bene, e allora cosa. Proviamo a accendere l'inventario. Ci abbiamo un bel niente. Beh, a quanto sembra questo spiega come sopravvivere, no? Sì. Guida di sopravvivenza. No. Vedi che ho detto muoviti! Muoviti adesso! Esploro. Tende! No, vai, qua non sono indigeni, ma se non ci sono amici. Amici? Dubito fortemente che sia vivo ancora qualcuno qui in mezzo, però. Vabbè, ma non si sa mai. Ah, so qui. Oh, Cristo. Comunque c'è una valigia. Direi. C'è due valigie. Wow. Colpaccio. Cazzo me la faccio appaliare, Elvis. Porca puttana. Tira. No, la tengo. Ma cosa te ne fai? Cioè, beh, magari il gioco. Chiusa. Aperta, chiusa, aperta. No, io stavo controllando se c'erano bastardi. Guardala! Vuole giocare senza di me. Bene, iniziamo, facciamo un po' di spazio, vediamo se posso tagliare sta roba. Mamma mia, quanto è divertente! Odio fare il taglialegna. Tada. Benissimo. Però adesso raccogli. Bello come esplodono gli alberi. Qui è sopravvivenza. Cosa posso fare con il legno? Ti riparo. Mi riparo, giusto, che stupido. Questo è brutto, questo. Ma mi avvigliamo mai più 82 trocchi. Hai ragione. Perfetto. Vai, metti tutto quello che c'è. Ok, ci mancano ancora dei tronchi di legno. Ma sì, c'è solo. Io spero perché mi sto cagando un attimo, Ah, bestia, sto un gran pino. Voilà, madre che bello. Fuoco? Sì. Vai di fuoco.
Iniziamo il fuoco. Voilà, vedi cos'è? Vai di accendino, fuoco. Boom, meglio. Vabbè, dormite. Dormiamo e ridiamo. Oh, vabbè, sta schiarendo. Ho la mia impressione. Porca puttana che io ne farei! Porca puttana che io ne farei! Vaffanculo! Ti sei dato a fuoco! Ah, vaffanculo! Ti sei buttato nel fuoco! Vai giù! Ti sgamo, bro! Cazzo! Ma che cazzo? Ma è da solo? No, scherzavo. Sono gli stessi di prima. Sì, sì. Devo fare il giretto, va. Andiamo a spasso. Finché stanno lì a fare il loro giro, chi se ne frega? Ora non ti dicono niente. Non mi dicono niente. Aspetta, si è fermato. Tanto non mi vedrà mai da qua. Davanti a un fuoco con un accendino in mano. Sono invisibile. Dormiamoci su. Ok, ok, ok. No, ah, sono là. Cazzo. Girano qua. Io cosa ci devo fare? Taglio legna. No, io direi di devo fare rumore, stai tranquillo, vediamo cosa fa. Sì, ma non posso stare qua tutta la notte però. Allora vagli a attaccare. Ma no? E allora fai tagliare. Mi attacco. Se venite qui io vi ammazzo, stronzi. Mi sono bruciato. Fuoco. Ma oh, che cazzo! Che bellissimo quello sì. Oh, guarda lì sulla destra ce n'è uno, Sinistra adesso. No! Bastardo! Madonna, madonna, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Madonna, io ti ammazzo di botte, schifo, maledetto stronzo. Vieni qui. Non lo vedo, Eccolo lì. Stronzo di merda, vieni qui. Vai, vai, attaccalo. Se va. Hai fatto della tua potenza, se vedi dietro un'orda. Dai, attacca adesso, attacca adesso. Ma che se la ride, sto infatti? Cazzo io, che sei pieno di problemi. Questo è ancora di più di problemi. Lui, diciamo che è cattivo. Ma che cazzo? Mica tira giù l'albero, tira giù l'albero! Beh sì, ci impiego proprio 2 secondi a tirar giù l'albero. No, è sceso da solo. Da solo. In faccia, piena, ma attacca, chi se ne porta, dai. Dai, continua ad attaccare. Senza pietà. Che cazzo è successo? C'era qualcun altro di sicuro. Sì? Dove cazzo siamo? Ah, aspetta, è una torcia. Bellissimo. Allora, posso presupporre magari qualcuno ci ha portato qua. Ah, una bella rinfrescata. Aiuta, quando stai morendo. E puttana, però. Dai, no, non mi fate andare lì, cazzo, no. Bungee jumping! Ho appena iniziato e guarda dove mi fai andare, Guarda a destra. Dai. Devi andare lì. Una più bella dell'altra. Ok, l'inquietudine di questo gioco è notevole. Oh, legno! Bellissimo! Cos'è quel? Via! Verso la libertà! Aspetta! Guarda! Facciamo un selfie! Aspetta! Ok! Vai, vai! Ce l'abbiamo fatta, siamo fuggiti! Sì, ma dove cazzo? Allora, noi non abbiamo salute, abbiamo fame, abbiamo trovato solo foglie. Ma intanto andiamo verso casa. Siamo qua. Ah, quel laghetto me lo ricordo. Boh, siamo arrivati ormai. Allora, siamo ritornati nel nostro posto. Sì, perfetto. Mangiamo. Uccellino, uccellino, bello. Ma allora, ma se mi cade in faccia? No, non ho ancora provato. Non succede un nemerita mica. Ma adesso perché l'ho rotto? Vuoi vedere se c'è qualche costruzione utile da fare con dei troni? Una casa chiusa. Possiamo farci un muro di protezione? Fai quello che... Anche la panchina, va, la panchina non te ne fai niente. Infatti. Delle trappole, non male. Come si toglie? Come si toglie? Togliti! Che cazzo succede? Che... Dove sono finiti? Lì! Oh, che cazzo! Guarda che stia... Ma che mi... Guarda, mi fai i danni in casa. Adesso ti caga addosso. Che ti caga sulla casa. Ma cosa fai? Che ci sono sto morendo di fame. Ma ci sono gli stronzi di qua. Quella. No, ma lasciala lì, non ti dice niente. Infatti. Puttana, puttana, che troia. Che troia. Puttana, puttana. Ma che cazzo sono? Sì, sono? Ma dai. Grazie. Ah.
Due giorni, eh? Siamo degli ottimi sopravviventosi. Tosi. Ok, calmi. Boh. È finita così la nostra prima avventura. Questo è quanto? Sì. Prime impressioni? Una merda. Però bello. No, non è che è una merda il gioco, siamo noi, siamo una merda a giocare. Diversa. Sempre merda. Comunque, allora, le mie impressioni sono: bel gioco, ovviamente ancora all'inizio, quindi vi perdoniamo quasi tutto. Cioè, subito così merda che ti attaccano è tosta, però magari col tempo, la pratica e le madonne riusciremo a... Specialmente riusciremo a migliorare. Cioè, io riuscirò a migliorare forse, lui... Come al solito, ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete dei bei pollici in su e condividete su Facebook, Twitter e tutto quello che vi pare e piace. A martedì allora. A martedì, notte! Porca puttana!